Le 12.30 in punto di ieri, un manipolo di uomini valorosi, capitanato da quello che il TG5 ha chiamato amabilmente il Poggiolini dell'informazione, Mauro Parissone, a bordo di un mezzo sapientemente camuffato si sono portati nei pressi del centro TV Palatino per realizzare un piano disperato. Con sofisticate attrezzature fornite dalla Scuola Radioelettra di Torino, l'ingegner Pivetti, accompagnato dal laureato, all'interno dell'850 Fiat del signor Secondo Falegname in Roma, allo scoccare delle ore 13.45 entravano nel vivo della missione Transistor. Fermato il furgone civetta nel parco denominato in codice Pappa, cominciavano le operazioni di prove tecniche di ricezione del segnale radio che collega per magia da quasi 3 anni il cervello di Gianni Boncompagni con la bocca di Ambra. Quanto c'è di Ambra in Boncompagni e quanto c'è di frate Indovino nel regista retino che riesce con la velocità della luce a predire le parole di Ambra è quello che scopriremo in questo servizio. A quanti metri saremo dalla Fininvest? 300. Facciamo vedere i nostri amici a casa. Ecco. Il palazzo di mattoni rossi che vedete in questa inquadratura e il Palatino, dove sta per andare in onda tra pochi minuti non è la RAI. Chiudo, se no ci vedono. Sembra Radio Londra, professore. Abbiamo perso il contatto? Lo recupereremo. No. Ma si prende anche tutto il calcio minuto per minuto questa roba? Ah. Ecco. È questa? Sì. Ma non ci sono. Arriveranno. È il segnale. È il nostro. Ma questi siamo noi? Questi siamo noi. Questo è il mio radiomicrofono? Sì. Ah, quindi ci possiamo prendere anche tra di noi? Ci possiamo prendere tra di noi. È straordinario. Il radio taxi. Il radio taxi. Amici telespettatori, abbiamo dovuto cambiare il microfono con uno a filo perché i radiomicrofoni diventavano, come dire, di disturbo agli altri radiomicrofoni che sono quelli nei quali evidentemente cercheremo di entrare per capire una volta per sempre la percentuale di parole che vengono sparate dalla bocca di Gianni Boncompagni nelle orecchie di Ambra. Con questo attrezzo, mi dica lei professore se sbaglio, siamo in diretto contatto con la regia mentre qui abbiamo la messa in onda. La messa in onda in diretta. Un minuto la messa in onda. Un minuto abbiamo sentito. Non è che loro sentono noi? Spero di no. Sarebbe un dramma. Ma abbiamo spenti i radiomicrofoni? Sì, li abbiamo spenti, professore. Allora non ci sento. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ecco le prime immagini che arrivano dentro il nostro pulmino del falegname. Ambra la vedete sullo schermo. Sentiamo le parole di Gianni. Boncompagni sta con il radiotaxi. È vicino. Ma non è che nelle orecchie di Ambra arriva Termini in 2 minuti. In ordine alfabetico. Eccole, le nostre gladiatrici. Ah, ecco, quindi noi qui vediamo con un leggero ritardo le battute di Boncompagni sulla faccia di Ambra perché c'è il satellite. Perché c'è il satellite, il ritardo della via satellite. Più di 70.000 chilometri deve fare la luce. Quelle... Cioè, quindi, mi scusi professore, nelle orecchie di Ambra arriva subito. Infatti. Però a casa nostra... Ci arriva leggermente dopo. È dovuto alla propagazione delle onde, alla velocità della luce. Sì, ma la voce di Boncompagni parte dalla sua bocca. Arriva immediatamente a Ambra. Non va prima sul satellite e poi nelle orecchie? Immediatamente nella cuffia di Ambra. E invece la voce di Ambra sparata? Sparata via satellite. E arriva con ritardo? A noi che riceviamo sull'onda. Andiamo a sentire ancora. Vedo che state votando con calma. Vai. Ce l'ho raccontato.
lo racconterà? Bene, mi sembra che a questo punto abbiamo sciolto l'arcano. Ambra e Boncompagni sono la stessa persona. Diciamo che Boncompagni, che nasce alla radio come disc jockey insieme a Renzo Arbore, ha voluto in questa trasmissione continuare a lavorare alla radio pur prendendo evidentemente le gratificazioni della televisione. Oggi Boncompagni ha dimostrato che il gobbo elettronico è stato superato dal gobbo, cioè l'uomo vince sulla macchina, e io credo che Boncompagni come gobbo abbia portato una discreta fortuna a noi, ma cosa più importante ad Ambra. Grazie e arrivederci. Grazie Pibetti. Ciao. Musica. Applausi.